Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Allora, oggi un nuovo video e vi propongo questo tag che si chiama Outfit Tag e l'ho visto nel canale di Decididedda, quindi un bacio grande tesoro. Allora, sono 12 domande, parte la tredicesima dice tag e cominciamo subito. Prima domanda, quante pare di scarpe hai? Allora, non ne ho molte, molte. Avrò una decina tra i tacchi quelli alti, i tronchesini, le Converse, scarpe da ginnastica. Adesso ho cominciato a fare ginnastica con la mia amica, quindi le ho comprate perché non le avevo, proprio da ginnastica fatte apposta. E niente, comunque più o meno questo tipo di scarpe qui, avrò una decina, 12, to, più o meno. Seconda domanda. Il mio outfit quotidiano. Allora, io non ho un outfit proprio, sai, di quelli proprio chic, elegantosi, insomma, mi vesto proprio tranquilla col fatto che ho mio figlio che lo porta a scuola, comunque sto quasi sempre con lui, quindi per chi è mamma lo sa, non è che si può mettere i tacchi a spillo alti, insomma, per uscire col figlio, anche perché stai proprio scomodissima comunque. E ha un outfit tranquillamente tranquillo, dei pantaloni tranquilli, c'ho anche quelli felpati, le scarpe le uso, vabbè, le Converse. Oppure ecco, posso usare anche quelle da ginnastica, però la maggior parte uso le Converse che mi piacciono molto. Una magliettina maniche lunghe col collo alto, tutta nera, per esempio, dopo col giubbetto. Dopo quando esci metti una cuffietta, insomma, che questi giorni ha fatto un vento terribile, sì, 2 giorni, 2 giorni passati, e mi sono messa sempre la cuffia. Quindi ho un outfit molto molto tranquillo, questo ecco soltanto nel mio quotidiano, ecco. È così, insomma, col fatto del bambino, così. Terza domanda, com'è il tuo outfit per le serate? Allora, per le serate, oddio, se devo uscire tipo la sera, che devo uscire in gruppo con gli amici, insieme al mio ragazzo, eccetera, mi metto i tronchesini, che belli un bel po', tutti neri, con dei leggings, e sotto dopo vedo, ecco, se andiamo in un pub, oppure fare una bevuta o al bar, o quello che è, comunque metto una magliettina. Le magliettine o mignoncinetti che vedete, no? Anche quelle che hanno i disegni, insomma, anche lì una cosa tranquilla per una serata così tranquilla. Se invece devo andare a ballare in discoteca, mi piacciono molto gli abiti, quelli lunghi, oppure anche lì i leggings, oppure qualche vestitino con la calzamaglia, un po' di tacchetto, sì, ci sta. E di solito mi vesto così per le serate, insomma, oppure mi posso mettere anche sopra una camicetta, quelle nere, lunghette, molto molto carina, che ce l'ho, bellissima, che sono innamorato di quella camicetta, sono proprio innamorata. Allora, quarta domanda, poi andiamo avanti. Tacco 12 sì o no? Nì, nel senso, certe volte sì, certe volte no, perché comunque è massacrante i tacchi quelli alti, proprio a spillo così, o anche quelli che hanno i plateau, però è massacrante. Però, allora, tacco sì se io devo uscire, che sto in macchina, che sto col mio ragazzo, con un gruppo di amici, sai, scendi, vai in un pub, scusate, vai in un pub o vai in un bar, comunque che ti siedi, che non devi camminare tanto, allora sì, ci sta, però se ci devo andare a ballare personalmente, io parlo per me, se ci devo andare a ballare oppure fare le camminate, non ce la farei proprio, perché mi farebbero male i piedi tantissimo, anche perché già ci ho provato e non mi pare proprio il caso. Quindi sì e no. Quinta domanda. Brillantini sì o no? Sì, mi piacciono veramente tanto, certo, non brillantini proprio pacchiani da testa ai piedi che pari le palle quelle da discoteca. No, però ci sta qualche brillantino, dai, sì, mi piacciono tanto. Sesta domanda. La mia t-shirt preferita. Allora, le mie t-shirt preferite, io non ho quelle canottierine bianche, non mi piace. La t-shirt preferita è quelle tipo che ce n'ho una molto carina, nera, che qua c'è delle catenine fatte così che ti si vede un po' le spalle qua, dei lati, e ci sono dei cagnolini con tutti i pagliette, brillantini. Insomma, mi piace tutte queste t-shirt, queste magliettuzze qua, tutte un po' strane, che ci sta questi un po' dei brillantini, dei diamantini, oppure ci sta disegnata una bella tigre, non so, un cane, insomma, oppure una bocca, oppure, non so, il segno dell'infinito, insomma, tutte. Oppure la Torre Eiffel, c'è sta anche dei Parigi, molto carina, e mi piace tutte queste cose qui un po' strane, questi disegni qua, insomma, naturali, semplici, non mi piacciono tanto, mi piace più che c'è stampato qualcosa, disegnato qualcosa. Settima domanda, le tue scarpe preferite? Allora, io ne ho due tipi, mi piacciono un bel po', i tronchesini, quelli che ho, che sono neri, che alti così, ma
Il tacco è bello ciccio, è grosso e alto così, non è quelli fini, insomma, davanti con un bel plateau pure. E infine verso la cavia ci sta questo tipo di pizzo ricamato, che ci sta qualche pagliettuzza nera, è bellissimi. Mi piacciono sia i tronchesini, a parte quelli che io, ma anche in generale, dopo dipende anche dal modello ovviamente. E in più le Converse, è la mia marca preferita delle scarpe, tipo me le Nike, le Puma, le Adidas, a me sinceramente non mi dice niente. Però le Converse ovviamente non è che vado a comprare quelle che costano tanto, proprio le marche, le prendo tipo dai cinesi, queste Converse che la forma è uguale alla Converse, solo ecco, non è Converse vera, insomma, non è de marca. Queste due tipi di scarpe mi piacciono molto. Ottava domanda, ti curi molto nel vestire? Allora, non tanto, nel senso, dipende... Allora, se io devo fare una serata, come già vi ho detto prima, la domanda precedente, oppure devo andare a ballare, devo uscire, in sacco, devo fare anche dei giri così, allora sì, mi curo e tutto quanto. Però per quanto riguarda che devo portarmi fino alla scuola e dopo ritorno a casa, non è che esco, vado da qualche parte, io ho detto, mi vesto come il mio outfit quotidiano che vi ho detto prima, non è che ci sto tanto a perdere tempo, voglio dire. Devo portare la scuola, ritorno a casa, dopo andare a riprendere, ritorno a casa, non è che dici, invece se devo uscire la mattina, che mi capita tante volte che la mattina porto Willy a scuola, la mattina non so, esco, vado a fare giro in città per le bancarelle, così, non so, una cavolata, eccetera, eccetera, allora lì sì, mi metto un po' di tutto punto, insomma, diciamo, ecco. Poi, nona domanda. In estate sandali o ciabatte? A casa ciabatte sempre, a vita. Invece no, mi metto tantissimo i sandali comunque quando esco, sì, moltissimo. Per caso ovviamente uso solo le ciabatte, basta. Proprio uscì, no, mi metto sempre i sandali. Decima domanda. In inverno scarpe o stivali? Allora, adesso è un periodo che stivali non me li metto più perché... A parte non ce li ho sinceramente, ho solo i tronchesini, quindi mi metto quelli insieme o alle Converse, comunque le scarpe, perché i stivali, quelli che dico io, non ce la faccio a trovarne più. Prima facevano quei stivali alti, no? Fino a polpaccio, che te puoi mettere dopo con la calzamaglia, con la gonna, insomma, eccetera, che c'hanno proprio la... oddio, come si chiama? Non è che c'ha nel tacco, no, il tacco, c'ha tutto plateau, diciamo, come posso dire, i zatteroni, ecco, i stivali a zatterone, diciamo, sapete i zatteroni quelli estivi, però invernale che c'è su stivale nero, per esempio, nero, viola, insomma, quello pare, io dico nero perché mi sono fissato con nero, sempre nero vesto, comunque, pare un becchì. Allora, questo stivale nero c'ha tutta sta zeppa, ecco, una zeppa, il zatterone, una zeppa proprio. E con quelli mi ci trovo comoda, però così non ce la faccio più trovarli, fanno tutti con i tacchetti, a meno che non ci stanno i tronchesini, infatti mi sono presa i tronchesini. Però comunque scarpe, sì, stivali ormai non ce la faccio trovarli, se no era anche i stivali, però per adesso in questo inverno qui scarpe. Undicesima domanda, descrivi il tuo outfit in questo momento. Non mi alzo, non mi faccio vedere perché paro proprio il gabibbo, sono tutta de rosso, però ho questo giubbettino qua molto carino, tipo... No, giubbettino, questa magliettina qua con la cerniera, una felpetta molto molto carina. E niente, sotto praticamente ho il pigiama. Per fare il video un po' più presentabile, questa qui è molto carina, tutta rossa. Dato che sta vicino a Natale, ci sta. E niente, ho un pigiama rosso, ci si diceva con questa. Questa qui non è un pigiama, questa ci si esce, è molto carina. E niente, poi ho le ciabatte, i miei capelli che li perdo, vabbè, fa niente. E niente, poi ho le ciabatte, tanto ragazzi sto a casa... Un po' presentabile, mi sono messa un po' di matita, capelli un po' tutti, tutto punto e questo giubbettino qua molto carino. Dodicesima domanda, l'ultima. Jeans o pantaloni? Pantaloni, perché jeans non li sopporto più, ragazzi. Non ce la, ragazzi, proprio non ce la faccio più a sopportarmeli. Che ti lacciacco il bottone, poi ti metti a sedere e ti dà fastidio il bottone qua. Cioè. O meno che i jeans, quelli che c'hanno nell'elastico, che infatti li vorrei comprare. Che non ce l'ho, allora sì, sono io la maggior parte leggings, anch'io leggings, oppure pantaloni quelli felpati, cosa come vi ho detto, queste cose un po' così, diciamo, ecco, quindi preferisco più pantaloni che jeans per adesso, perché jeans proprio per adesso non li sopporto, non li sto sopportando più, sinceramente. Tredicesima, vabbè, domanda, dice tag, allora, il tag finisce qua, questo outfit tag visto da Dead C, e non so chi le ha ideato. L'ho visto da lei e io sotto l'info box, come sempre, vi metterò le domande.
E niente, stavo dicendo questo outfit è finito. Volevo dire, questo tag è finito, io tag a tutti come sempre, quindi tutti siete liberi di fare questo tag. E sotto l'info box mi metto le domande. E se il video vi è piaciuto mettete un pollice in su, se volete sotto il video mi commentate e noi ci vediamo presto al prossimo video. Un bacio e alla prossima. Ciao!